ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi parleremo della sparizione della principessa Kate Middleton. Devo dire la verità che non avevo minimamente pianificato di fare un video del genere, perché avevo visto alcune notizie che parlavano dei ritocchi fotografici, delle foto fatte per strada, delle operazioni chirurgiche nascoste e segrete, però continuavo a dire che era solamente speculazione. Dopo la serie di indagini che ho effettuato, sono abbastanza convinto che in ogni caso qualcosa la corona inglese stia nascondendo. Non è possibile che la principessa Kate Middleton non venga vista da occhio vivo, da persona carne ed ossa, da ormai dicembre del 2023. Credetemi, mettete un pollice su, iscrivetevi al mio canale e condividete questo video, perché sono sicuro che moltissime persone sono incuriosite da tutta questa storia. Io ho fatto un vero e proprio recap di giorno in giorno quello che è successo alla principessa Kate Middleton da dicembre ad oggi, perché c'è una teoria del complotto ancora più assurda che parla che in realtà in queste settimane verrà rivelato quello che è veramente successo alla principessa. Ma andiamo all'inizio. Dove si trova Kate Middleton? A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico all'addome a Londra. All'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancro. L'intervento è riuscito. Tuttavia, dopo l'operazione, gli esami hanno rilevato la presenza di un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento. Kate Middleton ha annunciato di essere affetta da un tumore, rivelando che la diagnosi è seguita a un intervento all'addome. Su consiglio dei medici, quindi, ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. Non ci verrà detto esattamente di quale forma di cancro si tratti. Non volevano che i bambini ricevessero molte notizie mentre erano a scuola, che secondo quanto mi è stato riferito ha iniziato la chemio alla fine di febbraio. Ragazzi, è una notizia dell'ultimo minuto. Ho registrato la maggior parte di questo video in realtà per essere pubblicato ancora giovedì scorso e non oggi, ossia sabato. Ed è incredibile, perché quell'annuncio è arrivato veramente, è arrivato proprio in questi ultimi minuti. Kate Middleton, attraverso un post su Instagram, ha annunciato a tutti quanti dove si trovava e più precisamente quello che stava facendo, una chemioterapia. E dice chiaramente che vuole cogliere l'occasione per ringraziare tutti quanti per i messaggi di supporto e per la comprensione in questo periodo della sua totale assenza. Dice che sono stati 2 mesi durissimi sia per lei che per la sua famiglia. Conferma poi che a gennaio è stata sottoposta ad un grande intervento chirurgico all'addome e in quel momento ha scoperto di avere un cancro. Il cancro in questione sarebbe al primo stadio, ha poi proseguito con una serie di chemioterapie che hanno cercato di contenere il più possibile la malattia. Il tutto sembra andare per il meglio e conferma che il tempo fuori dalle telecamere, dagli obiettivi e lontano da occhi indiscreti le è servito per recuperare un po' il suo rapporto personale dopo questa batosta e soprattutto per spiegarlo ai propri figli. Il che è incredibile, ragazzi, perché è assurdo che anche questa volta il pubblico aveva ragione. Cioè, il pubblico si era accorto che c'era qualcosa che non andava. E secondo me vedrete nel corso di questo video, che vi ricordo è stato registrato prima dell'annuncio e che in realtà aveva tutti quanti i segnali che ci sarebbe stato questo annuncio, vedrete come è stato fatto tutto quanto. Ma torniamo indietro nel tempo e più precisamente al 12 settembre 2023. Kate Middleton rivela a tutti quanti di essersi ferita ad un dito. Una ferita che viene dichiarata come semplice taglio, una cosa del genere, ma c'è qualcosa di più, perché quella ferita al dito continua ad essere evidente per 3 settimane, fino al 5 ottobre, dove Kate viene fotografata con 2 fasciature alle dita della mano. Deve essere stata una brutta ferita per essere durata 3 settimane con una fasciatura, però questo potrebbe essere solamente un dettaglio. Facciamo un salto al 22 dicembre del 2023, quando Kate annuncia ufficialmente un viaggio in Italia previsto per l'inizio del 2024. Ora, se vi state chiedendo se questo viaggio in Italia sia mai accaduto, la risposta è no. Kate non viaggerà mai in Italia all'inizio del 2024. Anzi, tutti i suoi impegni vengono improvvisamente annullati per un non ben precisato motivo. Il 25 dicembre, giorno del Natale del 2023, è l'ultima apparizione pubblica di Kate Middleton insieme ai suoi figli. Le foto, i video li ritraggono felici, gioiosi, contenti per il Natale. Il 28 dicembre, 3 giorni dopo,
abbiamo immagini di un'ambulanza scortata dalla polizia che esce velocemente da Sandringham, dove la famiglia reale stava trascorrendo il Natale. Non c'è alcuna dichiarazione ufficiale su quello che sia successo in quelle ore e in quella giornata del 28 dicembre. Ci spostiamo quindi a gennaio. La famiglia reale e l'ufficio stampa ufficiale della famiglia reale annuncia che il principe Carlo è stato ricoverato per via di un tumore alla prostata. Abbiamo anche l'annuncio che Kate Middleton sarebbe stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico addominale pianificato e quindi organizzato per tempo, attenzione a questo dettaglio, per una condizione di salute non ben precisata e che si preferisce non divulgare. Il re e la principessa all'inizio di gennaio quindi si trovano nello stesso ospedale, ricoverati per questioni differenti. C'è però una cosa strana. Del principe Carlo sappiamo tutto, della principessa Kate praticamente non sappiamo niente. È il 17 gennaio del 2024. La condizione della principessa del Galles a quanto pare si fa più grave e questa dichiarazione l'abbiamo da fonti indiscrete, non ufficializzate, le quali parlano ancora di questa operazione chirurgica addominale che è stata pianificata ma che si aggrava. In ogni caso, da palazzo non arrivano vere e proprie dichiarazioni e si dice semplicemente che la principessa ha richiesto questo intervento chirurgico pianificato ma che si preferisce mantenere una vita privata in quel momento per cercare di guarire al meglio e la diagnosi ufficiale non viene divulgata. Però ragazzi, capirete bene anche voi che io continuo a dire che questa operazione è stata pianificata. Ma mi spiegate perché quindi la principessa, se aveva un'operazione pianificata, aveva anche pianificato all'inizio del 2024 di venire in Italia per un suo viaggio? Com'è possibile? Cioè, sono due cose che non vanno d'accordo. Se tu sai che un'operazione del genere pianificata non organizzi, non annunci anche un viaggio in Italia e molti altri impegni che vengono improvvisamente tutti quanti annullati. È il 9 febbraio. Emergono alcune notizie che dicono che Kate è in via di guarigione e che ha lasciato l'ospedale per continuare a riprendersi a Sandringham, la dimora di famiglia. Nello stesso giorno in cui vengono queste dichiarazioni, Carlo, il re Carlo, esce dalla clinica e di lui abbiamo foto, immagini, interviste, testimonianze e dichiarazioni pubbliche. Un vero e proprio momento per l'Inghilterra che accoglie di nuovo il suo re. Non è possibile che del re Carlo abbiamo tutte queste foto, immagini e della principessa Kate non c'è niente. Dovete sapere che la stampa britannica ha la fama per essere estremamente indiscreta, per avere veramente accesso a qualsiasi informazione della famiglia reale. Vi ricorda qualcosa Diana e tutto quello che le è stato fatto dalla stampa britannica? Non dice niente. Improvvisamente questa qua riesce a scappare, perché di fatto è una fuga, dalla clinica, dall'ospedale, e a ritirarsi nella dimora di famiglia. Non c'è una foto, non c'è una dichiarazione. L'internet a questo punto non ce la fa più e comincia a speculare, comincia a fare supposizioni. Una principessa non sparisce nel nulla, non scompare, ed è palese che forse c'è qualcosa di più. In ogni caso, viene annunciato che la principessa Kate sta bene, ma non farà apparizioni pubbliche fino a Pasqua. Quindi non manca molto la sua apparizione, quanto pare. E so che molti di voi stanno dicendo: vabbè, è normale che se qualcuno viene operato o comunque esce dall'ospedale preferisce stare nella privacy. Ragazzi, stiamo parlando della stessa persona che appena dopo aver partorito si presenta fuori dalla clinica in piedi, truccata, vestita, davanti ai fotografi con il proprio figlio in braccio per più volte. Sì, è così che funziona la stampa britannica, è così che funziona la famiglia reale, è una vera e propria continua performance, diciamolo così, per il pubblico. E qui c'è qualcosa che non va. Però questa cosa dello sparire non corrisponde agli standard della famiglia reale. Passiamo a 20 giorni dopo. È il 27 di febbraio. Il principe William improvvisamente annulla la sua apparizione di lettura al servizio commemorativo per il funerale del suo padrino, citando motivi personali. Molti di voi continuano a pensare che sono cavolate, però ragazzi, annullare una partecipazione per un reale alla commemorazione del proprio padrino, che quindi si dia tutti quanti legami di potere familiari, molto grave. E nello stesso annuncio che dice ho problemi e devo rinunciare a questa apparizione, lui dice mia moglie sta benissimo. Ok, va bene, ma lo stai raccontando a noi questo o lo stai dicendo più a te stesso? Perché a questo punto sono 9 settimane che non si hanno foto, video, testimonianze di Kate e dei suoi bambini. Penso che le persone abbiano cominciato effettivamente a spaventarsi e lo siano effettivamente, perché è molto instabile come cosa. Per la monarchia britannica tutta questa instabilità del fatto che il principe Harry se ne va con la moglie, rinuncia al titolo nobiliare, la morte della regina Elisabetta, fatto che Kate scompaia nel nulla, il principe Carlo con il cancro, sono fatti molto gravi che cominciano a portare una grossa instabilità per la monarchia inglese e per il popolo inglese, che si preoccupa di fatto. Un portavoce comunque della principessa Kate
dice qualcosa pubblicamente. Siamo chiari sin dall'inizio, Kate sta bene e non apparirà in ogni caso fino a dopo Pasqua a Kensington Palace. Tutto quanto ok, ma se sta semplicemente bene e vuole stare in privato, ma dacci una foto, facci sapere che stai bene, perché raga, continua a dire, la famiglia reale purtroppo ha un compito nei confronti del popolo britannico, quello di farsi vedere, amare e far sentire sicuro il popolo. Una principessa che scompare nel nulla non rende sicuro nessuno. Il 4 marzo spunta finalmente una foto. Sembra essere Kate in un SUV dove al volante c'è sua madre e si trovano al castello di Windsor. Allora, secondo me, se è Kate è molto diversa. Per me è Kate, ma è molto diversa. Si vede che c'è qualcosa che non va. Probabilmente l'operazione l'ha destabilizzata, un aspetto particolare. Lo volete sapere? Per me questa qua è una foto organizzata, cioè una paparazzata organizzata. Ma è palese, è una cosa che si fa comunque. Lo fanno le star, lo farei anch'io, capito? Se il pubblico è preoccupato per me perché pensa che io non sia vivo e c'è così tante richieste della mia foto, probabilmente ci ha pure guadagnato la signora Kate, vi dico la verità. Organizzo una foto finta, la invio. Si vede o non si vede, è lei o non è lei, ma almeno calmo un po' le acque. È una situazione di PR. Per me ha fatto peggio che poteva fare, perché non fa altro che buttare benzina sul fuoco. Il pubblico è preoccupato, non lo calmi così, secondo me. Quindi, per calmare e rassicurare le persone, cosa fa? La famiglia reale pubblica una foto per la festa della mamma. Qui finalmente vediamo Kate di nuovo insieme a tutti quanti i suoi figli. È un post su Instagram che viene condiviso su Facebook e fa il giro del mondo. Letteralmente la prima foto della principessa Kate Middleton che compare dopo mesi che non la si vede. Ma c'è qualcosa di strano. Questa foto, ragazzi, è stata completamente ritoccata. E male. La prima volta che l'ho vista, devo essere onesto, ho semplicemente scorso la foto, ho messo like, ho detto ah toh, sta benone. Poi ho cominciato a vedere le analisi e pensavo che fossero analisi che volevano trovare del marcio. Ragazzi, è palesemente taroccata quella foto. È tutta quanta ritoccata e male. I polsi, le mani, i capelli, i dettagli. C'è tutto quanto del peggio che peggio si possa fare in un ritocco fotografico, fatto male soprattutto. È questo che mi sorprende. Perché se si vuole tenere segreta la condizione della principessa, sì, probabilmente ingaggi un fotografo e gli dici fammi sto ritocco fotografico e fai una photoshoppata, ma ovviamente la fai al meglio. Un altro dettaglio è il fatto che Kate non indossa nemmeno l'anello di fidanzamento, cosa che non farebbe mai. Sembra quasi che tipo in realtà Kate non fosse in quella foto e che la faccia fosse stata presa da un altro servizio fotografico. Ma andiamo di più, perché in realtà sappiamo precisamente quando è stata scattata questa foto, o meglio, quando gli elementi di questa foto sono stati scattati, nel novembre del 2023. Dovete sapere che la famiglia reale ha una vera e propria catena o scia di culto per quanto riguarda l'abbigliamento. Esistono veri e propri blog, siti, youtuber che si occupano della moda della famiglia reale, e Kate Middleton ne ha una vera e propria schiera. Quindi noi possiamo risalire ai veri e propri outfit per singolo indumento, addirittura veramente le mutande ancora un po', di quello che indossava Kate ogni singolo giorno che è apparsa in pubblico. Quindi noi siamo riusciti a risalire all'abbigliamento che aveva nel novembre del 2003, che è lo stesso che ha pubblicato poi per la festa della mamma vari mesi dopo, diventandola come una foto scattata in quei giorni. E lo dico perché è stata dichiarata così dalla famiglia reale, una foto scattata dopo l'operazione per la festa della mamma. Se non avessero detto che era una foto nuova, non ci sarebbe stato alcun problema. Ma quando tu dici una foto nuova e poi viene fuori che non è una foto nuova, perché si vede lo stesso maglione indossato mesi prima a novembre, che poi è stato ritoccato per farlo diventare scuro, questo mi fa pensare. Se noi sappiamo che quelle scarpe che indossa erano le stesse di quella volta, ok, ti rimetti le scarpe, va bene, ma com'è possibile che quel maglione, di quale sappiamo la marca e sappiamo che non ne fa una versione nera ma solamente crema, è lo stesso scolo, lo stesso taglio? Questo no, raga, questo è un inganno, questa qua è una bugia. Ok, la foto l'avete scattata magari veramente, ma è una bugia. Cosa è successo alla principessa Kate? Qualcuno dia una risposta vera. Fatto sta che la notizia del ritocco fotografico fa ovviamente il giro del web, e qua arriva un comunicato stampa da parte del profilo dei principi William e Kate. Quelli dicono: siamo fotografi amatoriali, la foto l'abbiamo fatta noi e ovviamente facciamo errori. Ma veramente fai? Voi ve la vedete la principessa Kate lì a letto che si ritocca la foto con Photoshop? Questo mi fa strano, perché mi domando,
vuol dire che c'è talmente tanta segretezza in questa situazione che si cerca di fare tutto quanto in un cerchio ristretto. Non puoi andare a coinvolgere un fotografo. Per questa roba la devi fare in casa, la devi fare tu in autonomia, di nascosto. Perché cosa c'è sotto però? E volete un colpo di scena ancora più forte? La faccia è quella di Vogue del 2016. Cioè si sovrappongono perfettamente. Però è una speculazione, facciamola così. Andiamo comunque avanti con il tempo. Arriviamo un po' ai giorni nostri. Perché l'11 marzo, quindi recentissimamente, spunta una nuova foto. È una foto di un paparazzo, c'è cioè il principe William con la principessa Kate, che sono seduti in auto. Coincidenza vuole che la principessa Kate sia completamente di lato. Guarda che coincidenza, non c'è proprio una foto di lei dall'altra parte, va bene. Tutta quanta con una conciatura meravigliosa, che mi viene da dire, ma se tu ti devi nascondere continuamente, che cacchio ti fai queste conciature? Va bene. E questa foto ovviamente viene diffuse per tutto il web. Abbiamo una nuova foto della principessa Kate. È viva, sta bene ed è sana. Si sta facendo un giro in auto per andare da Harrods a fare shopping. E invece secondo me no, perché questa foto è perfettamente sovrapponibile ad un altro scatto effettuato tanto tempo prima. E raga, è assurdo, perché sembra veramente tutto quanto fatto male, in maniera rudimentale, in casa. Com'è possibile che si possa sovrapporre una foto fatta di anni fa? Letteralmente la stessa conciatura, la stessa posizione. E in ogni caso, ve lo dico ancora di più, per me potrebbe essere benissimo qualcun altro. Per me potrebbe essere l'amante di William, anche perché ormai lì di casa sono così un po' amanti, tradimenti, cornazzi. La mia ipotesi è che la principessa Kate abbia subito un'operazione improvvisa, non programmata, per qualcosa di brutto, e lei non sia pronta a farsi vedere. Ed è tutto quanto giustificabile. Sapete cosa vi dico? Io le auguro di superare questa roba qua, spero che la tastia benissimo, che voglio solamente la privacy, ma non è normale, soprattutto perché abbiamo varie testimonianze degli amici e parte di familiari della famiglia reale che testimoni di non vedere la principessa Kate e i figli da mesi. Mesi, raga, da mesi fa paura come dettaglio, perché un conto che tu non la vediamo noi pubblico, ma se parte della famiglia e degli amici dice io non vedo Kate da mesi, quello fa paura, quello mi fa pensare che c'è qualcos'altro sotto. Ora, Kensington Palace continua a dichiarare che la principessa sta benissimo, che ritornerà ai propri doveri pubblici dopo Pasqua, e credetemi, se questo non accadrà, sarà preoccupante, sarà veramente da avere paura, perché avremo la conferma che c'è veramente qualcosa che non va. Se ritornerà tra di noi, favoloso, è stata semplicemente una parentesi stramba della storia di Kate Middleton, ma io non vedo l'ora di vedere un video di Kate Middleton che sta bene. E sapete perché? Perché l'ultima volta che c'è una teoria del complotto così tanto pesanti si parla di Britney Spears, e nessuno immaginava quello che le stava accadendo. Tutti quanti eravamo convinti che le stava benissimo, e invece era rinchiusa in una clinica psichiatrica da 6 mesi contro la sua volontà. E vi dirò di più, avevamo dei video testimonianze di Britney che diceva sto benissimo, sto semplicemente facendo un po' di vacanza, e lei ha dichiarato mesi dopo che in realtà era tutta una bugia, le avevano costretto a dirle questa roba. In queste ore però si sta diffondendo una notizia su TikTok. A quanto pare gli uffici stampa britannici avrebbero ricevuto una sorta di segnale. È una cosa tipica che succede in Inghilterra quando dalla famiglia reale ti mandano una sorta di segnale per dirti guarda che tra poco dovremo pubblicare una notizia molto importante. Per esempio, quando è morta la regina Elisabetta, gli uffici stampa delle testate giornalistiche lo sapevano ore prima e avevano già ricevuto la notizia e si erano preparati per poi pubblicare la notizia. È una cosa che succede in Inghilterra e funziona così. L'hanno ricevuta con un'anticipazione di una settimana, cioè tra una settimana riceverete una notizia che riguarda la famiglia reale, dovete prepararvi per diffonderla. Molti pensano che riguardi il re Carlo, che quindi abdicherà, un po' come aveva predetto Nostradamus, forse anche per via della malattia, del tumore, che veramente posso dire raga, ma che assurdità che questo qua dopo 100 anni finalmente diventa re, boh, si becca un tumore, mi dispiace tanto. Alcuni pensano che sarà una rivelazione shock sulla principessa Kate. E ora sappiamo quello che effettivamente è successo a Kate Middleton. Io credo che effettivamente sia stato fatto di tutto per cercare di evitare questo video di Kate, forse perché tutta questa instabilità nel Regno Unito comunque crea preoccupazione. E non credo, vi dico la verità, che sia stata una scelta per favorire Kate. Sappiamo tutti che la monarchia l'unica cosa che vuole favorire è la corona stessa. Ai piani alti della corona sembrava la cosa migliore da fare. Purtroppo è sfuggita di mano. Che tipo di impatto avrà sulla monarchia? Un impatto enorme. Sappiamo la verità? Probabilmente sì, la sappiamo tutta, probabilmente non la sapremo mai, ragazzi. Probabilmente 20 anni fa tutta questa tecnica di cercare di tenere nascosto avrebbe funzionato perfettamente. Oggi sembra letteralmente impossibile cercare di mantenere un barlume di privacy. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti.
Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, esce un nuovo video di martedì 15, di sabato alle 10.30 e non tanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e nel prossimo video. Ciao!